Il 60% della popolazione soffre di parodontite, piorrea, e meno di una persona su tre sa di cosa si tratta. Meno di un terzo sa riconoscerne i sintomi, addirittura la metà di questi pazienti sa che può essere curata. Per curare la piorrea serve diagnosi precoce, ma se manca la consapevolezza di avere questo problema, talvolta si può arrivare a spendere fino a 50.000 euro. In questo mini corso gratuito ti mostrerò come prevenire la parodontite, o meglio nota piorrea, come guarire dalla parodontite e infine come risparmiare fino al 90% per rimettere i tuoi denti. Ti starai domandando chi sono e perché dovresti ascoltarmi. Beh, io sono Dottor Palmas, sono un dentista italiano specializzato nelle cure dei denti nell'Est Europa. Da anni aiuto le persone a spendere fino al 90% in meno dal proprio dentista. Vivo da qualche tempo in Moldavia e nell'ultimo anno ho aiutato più di 2.000 persone a risparmiare fino al 90%, grazie ai libri che ho scritto e al policlinico che ho costruito nel paese più economico d'Europa. Il primo libro che ho scritto è frutto di un viaggio durato anni in Europa ed è stato realizzato assieme a più di 100 cliniche dentali che curano pazienti da più di 20 anni, il cosiddetto turismo dentale per intenderci. Oggi sto per pubblicare il mio secondo libro che spiega invece come dovrebbe essere l'odontoiatria gratuita. Il policlinico che ho realizzato in Moldavia offre le migliori terapie ai prezzi che sono persino la metà rispetto alla più famosa Croazia. Ho fatto risparmiare 20.000 anni di lavoro a persone e a pazienti che non avrebbero avuto altra scelta se non quella di un prestito in banca. Sono infine promotore della prima petizione per il dentista gratuito in Europa. Mangiare è un bisogno primario, come vedere, sentire, un diritto umano imprescindibile, non un lusso per pochi. Questi che vedi sono 500 metri quadri che stiamo aggiungendo al nostro quartier generale, due sale chirurgiche, due sale degenza e tutto questo ci farà aiutare il doppio delle persone. Sono 7 anni che lotto con voi e questo è il sogno che si è realizzato. Se sei pronto, ti porto con me in ufficio e partiamo. Primo motivo per cui un paziente perde i denti è di non sapere di essere predisposto ad avere la piorrea, oppure non sa di avere un problema. La prevenzione è la miglior terapia che esiste. Il vero problema è che lo Stato non ti obbliga ad andare dal dentista, non ti offre un dentista al 100% gratuito. Ti ammali, devi curarti a pagamento oppure aspettare la lista d'attesa delle ASL. E i pazienti si trovano il più delle volte in almeno una di queste quattro situazioni. Pazienti che non vanno dal dentista pensano di non avere problemi finché non scoprono di essere malati. E qua partono i soldini. Pazienti che vanno dal dentista sanno di avere problemi, ma non hanno i soldi. La malattia peggiora e intanto perdono i denti. Poi ci sono pazienti che hanno già speso soldi dal dentista, ma sembra che le cure non terminano mai. Spendono, spendono, ma sono sempre punti a capo. Restano dentro alla cosiddetta spirale del dentista. Infine ci sono quei pazienti che hanno speso ormai troppi soldi, non possono più curarsi e sono costretti o a accendere un mutuo con una banca o in famiglia. Ti assicuro che ho ascoltato storie di famiglie distrutte per questo motivo. La buona notizia è che sei un paziente europeo e hai il diritto di scegliere dove curarti. Come scoprirai in questo mini corso, la soluzione oggi esiste. Non avere soldi significa non poter fare le cure migliori o peggio dover rinunciare a curarti. Ma quanto può costare più o meno curare la bocca? Questo è un preventivo generato in un paese europeo per rimettere tutti i denti, 44.000 euro. Più i 15.000 già dati ai precedenti dentisti. Questa persona l'abbiamo aiutata a fare lo stesso lavoro qua in Moldavia per soli 7.000 euro, 37.000 euro risparmiati. I pazienti che si curano all'estero crescono secondo Deloitte del 32% all'anno. Curarsi in Europa per molte persone è un tabù. Ho fatto circa il giro del mondo una volta e mezza. Posso dirti che in realtà il turismo dentale non esiste e ora ti spiego perché. Se tu vivessi a
Roma e decidessi di andarti a curare a Milano, questo sarebbe turismo dentale? Se un paziente di Parigi si cura a Milano, allora il dentista milanese starà facendo turismo dentale? Si rifiuterà di curarlo? Ti assicuro che ogni giorno i medici del tuo paese operano su cittadini stranieri, europei, e viceversa avviene nelle città europee. Si dice che curarsi in un'altra nazione sia pericoloso, si prendono malattie, si usano materiali cinesi, tutte argomentazioni che hanno lo scopo di fare da deterrente psicologico contro la globalizzazione dei servizi. In Nord Europa andare dal proprio medico che si trova in Ungheria o Moldavia è normale. Pensa che per esempio esistono più di 120 agenzie che si occupano di turismo medico. Nel tuo paese ne vedrai tante nascere. Ci si cura per trapianto di capelli, cura degli occhi, trapianti di fegato, infertilità, ogni branca medica in pratica. Gli americani si curano in Brasile, a Cuba, gli europei nell'est Europa, gli australiani in Thailandia. Esistono decine di portali di ricerca per le cure dentali all'estero e da poco in Italia è stato persino realizzato il primo congresso internazionale che punta a promuovere l'Italia nel mondo per le cure sanitarie. Questa è la globalizzazione, non solo prodotti ma anche servizi, compresi quelli medici. La piorrea è una malattia su base batterica, è lì che bisogna combattere, fare un prelievo di saliva per controllare che tipo di batteri sono presenti nella tua saliva e soprattutto verificare che tu abbia o meno l'interleuchina 1 per verificare il rischio di parodontite o piorrea. E a seguire un protocollo di cambio della flora batterica, curare le carie, togliere eventualmente protesi che accumulano cibo. Devi utilizzare una serie di attrezzi, ma devi anche verificare che li stia usando in maniera corretta. Per questo è importante utilizzare delle pastiglie rilevatrici di placca, così il cervello memorizza i movimenti corretti da fare quando pulisci la bocca. Infine, quando la bocca è sana, fa bene integrare la flora batterica con il Lactobacillus reuteri. È un batterio che compete con quelli cattivi che causano la piorrea. Gran parte dei pazienti sbaglia proprio su questo punto. Qua vedi due sorrisi di due persone diverse. Uno di questi sorrisi è completamente ricostruito, un caso realizzato dal nostro policlinico. L'altro è completamente naturale. Quale dei due secondo te è quello artificiale? Ti mostro i raggi X. Questo è quello che ha un sorriso naturale, mentre questo è quello artificiale. Noti delle differenze? Il comportamento dei denti naturali è completamente diverso dal comportamento biomeccanico dei denti artificiali. Percepiscono il calore quando si mangia il cibo, percepiscono un cappello tra i denti, questi no. Esteticamente ti assicuro che non sono belli come i denti naturali. Avere i denti artificiali significa ogni giorno fare il doppio della manutenzione. Sono solo una simulazione della natura. Questi sono degli altri casi di riabilitazione della bocca. Ora però voglio mostrarti degli altri casi. C'è un dentista, per esempio, questi sembrano dei bei denti, vado a vedere, per renderli paralleli praticamente vengono limati. Se tu noti sono divergenti, sì, sono così. Come fa a calzare una protesi? Quindi il lavoro protesico che vai a mettere, guarda, è divergente, l'hanno dovuto tagliare a metà per far entrare. Sì. Te lo faresti fare tu questa roba in bocca? No. A tua mamma gliela faresti fare? No, è meglio risparmiare ma con materiali decenti, insomma. Questo è come dovrebbe essere un impianto fresato. Vedi che è lucido, lucido, è pulito. Sì. E metti poi il dente sopra, esatto. E quello fa pof. Sono limati a schifo. Non c'è precisione. Io ti ricordo che serve una precisione di 12 micron. Come un tuo capello può essere l'imprecisione. Sì, il paziente alla fine, bello ignorante com'è, vedrà i denti. Ma sotto c'è una schifezza. Bisogna farsi prima una cultura riguardo questo tipo di... Questo sembra un bel sorriso. Serve una certa logica e soprattutto aggiungerei passione. Risparmio non è sempre guadagno, ricorda. Più il caso è complesso e più è alto il rischio che si abbiano problemi. Ti faccio un esempio. Gran parte degli impianti dentali in titanio integrano tra il 96 e il 99%. Questo significa che ci possono essere dei problemi nel 2% dei casi. Se ne metti 16 avrai il 32%. Una probabilità su 3 di poter avere problemi. Per questo è fondamentale, quando scegli un'equipe che ti curerà, scegliere una squadra che ha la tecnologia dalla sua parte, che studia correttamente il tuo caso e che abbia un approccio individuale, oltre che passione. Devi avere una strategia come quella che ti darò e ti aiuterà a risolvere veramente il tuo problema, magari all'estero, senza doverti preoccupare di cercare la clinica giusta su motori di ricerca che non tutelano in realtà il consumatore. We'll be right back.
Alcuni pazienti iniziano a curare la bocca in alcune parti, parzialmente, curano una o due carie ma non curano la piorrea, oppure curano le gengive ma tengono in bocca protesi, ponti che accumulano cibo, placca, gli danno alitosi perché i batteri che fanno sopravvivere tengono la saliva acida. Questi batteri crescono ma soprattutto sulla lingua. Questa è la causa dell'acidità della saliva di molti pazienti, la lingua fissurata, le fessure che delle volte sono profonde anche mezzo centimetro, dentro le quali prosperano i batteri negativi che non hanno bisogno dell'ossigeno e che causano poi le malattie. Ci sono poi dei pazienti che hanno problemi più gravi, che ormai hanno perso tutti i denti, e questi sono i casi emblema del fallimento del sistema sanitario nazionale pubblico. Se ti rompi un femore puoi entrare in ospedale, fare l'intervento chirurgico ricostruttivo gratuitamente, se invece perdi tutti i denti no, devi mettere mano al portafogli o al massimo ti danno la dentiera di plastica. Prova a pensare a un giovane di 26 anni, degli amici si accorgono che magari Marco ha la dentiera, provoca insicurezza sociale per non parlare della sfera affettiva. E se Marco non ha soldi per curarsi? Ho visto persone indebitarsi fino al collo per potersi curare. Prova a pensare agli Stati Uniti, dove un trapianto può arrivare a costare fino a 100-240 mila dollari, l'alternativa è morire. In Australia un impianto dentale può arrivare a costare fino a 6 mila euro. Attaccati ai denti ci sono delle persone, i denti stanno sul viso, nel centro del viso. Prova a pensare, se non avessi il naso, che tipo di ripercussioni sociali avresti. Poi come divenire mutilati, è come per una donna perdere tutti i capelli. Per ricostruire poi tutta la dentatura occorre un mix di bravura, passione, conoscenza dei materiali, delle tecnologie e soprattutto purtroppo tanti soldi. Nel prossimo video ti mostrerò più nel dettaglio come abbiamo reso accessibile a tutti il trattamento ricostruttivo della bocca più costoso al mondo. Ti farò vedere le varie tecniche ricostruttive e ti spiegherò come va approcciata una ricostruzione totale della bocca. Ti mostrerò il sistema che ho creato questi anni per risolvere a 1 ora e mezza da casa tua, risparmiando fino al 90% dei tuoi soldi, e come non accendere un prestito con una banca. Ti parlerò infine di come l'odontoiatria dovrebbe essere in futuro, una odontoiatria gratuita per tutti. Ok, per questo video è tutto, ma prima di andare via ti chiedo di fare 3 semplici azioni. La prima è, se non l'hai ancora fatto, ti invito a firmare la petizione promossa dal nostro policlinico a favore del dentista europeo gratuito. Lasciaci il tuo feedback, facci sapere qual è il tuo problema e raccontaci qui sotto la tua esperienza. In fondo a questa pagina avrai la possibilità di commentare col tuo profilo Facebook. La terza e ultima azione che ti chiedo di fare è, infine, se conosci qualcuno a cui questo video potrebbe aiutare, fagli avere questo link. Avrai indirettamente contribuito alla sua salute oltre che al bilancio familiare. Grazie per il tempo che mi hai dedicato e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Cosa che vuol dire perdere i denti? È un colpo basso. Ho fatto 40 anni di infermiere, 10 passati in sala operatoria di neurochirurgia. L'igiene che ho trovato in quei studi dentistici è nettamente superiore a qualsiasi sala operatoria italiana a livello di igiene. Per non parlare dei prezzi, chiaramente. Questi meravigliosi denti che mi hanno messo, ho speso 7.350 euro. Qua in Italia ne avrei spesi 22-23 mila. Questi prezzi sono rimasti. Devo dire che la mia esperienza è stata molto positiva. Ho incontrato dei bravissimi professionisti, delle persone, oltre che medici ad altissimo livello, che ti trattano come una persona. Ogni domanda che tu fai loro ti rispondono e ti chiariscono tutto. Io ho messo su 8 impianti sopra, nell'arcata superiore, 8 impianti nell'arcata inferiore, 14 denti sopra e 14 denti nell'arcata inferiore. Ho provato a mangiare, non c'ho nessun dolore, sono stati molto bravi a fare le due protesi che ho su adesso, fisse.